No, sì, vabbè, ero comunque l'annata che ho fatto 2 anni fa a Brescia, si sa un po' com'è andata. Io sono partito fuori rosa, ho aspettato il mio momento, ho cercato di dimostrare che comunque ci posso stare, perché voglio giocare per il Brescia e far bene con la maglia del Brescia. Sono dispiaciuto per il risultato, perché comunque è una punizione al 95esimo, che secondo me non ci stava neanche. Però dispiaciuto per il risultato. Sì, forse uno, penso, non so quanti tiri abbiano fatto, cioè, non sa Due, nessuno, in tutta due. la partita. La punizione, il gol E una parata di è una Akai parata di facile. Michele. Quindi penso che fosse difensivo, ha fatto un'ottima partita. Ti ripeto, purtroppo non è bastato perché abbiamo pareggiato la partita. Quindi siamo amareggiati per il risultato. Niente, bisogna rimboccarsi le maniche e dare sempre un qualcosa in più per arrivare alla vittoria. Poi quando si arriva non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare così. Ma non penso sia questo il problema. Sinceramente, ultimamente gli Però con gli arbitri arbitraggi non è che non voglio è dire, che siamo andati molto d'accordo con gli arbitraggi. Anche oggi, pure la mia munizione, penso che, cioè, la eh? palla ha fatto 100 metri di strada, quindi non so cosa ha visto. Perché comunque quel guardialine che era lì si è messo a ridere e mi ha detto non c'era. Proprio la munizione mi ha dato, quindi non ne ho idea. Bravo, non ci ha detto niente, assolutamente niente. Ha solo tirato fuori il cartellino a Sesto. Per fortuna che abbia tirato fuori altri cartellini, però non ha detto proprio niente.